Ritorna qua su Football Manager 2024 con il nostro Bari e il nostro, ovviamente, maestro Giampaolo. Allora, siamo al primo posto a 5 punti in più rispetto alla SPAL. Oggi ci spetta Crotone, Pescara e Ternana. Crotone che è sedicesimo, ma visto che a volte con le ultime in classifica non si fanno belle, cioè tra le ultime in classifica non si fanno belle figure, io terrei basse le aspettative, nel senso sono alte, però non vorrei troppo dire vabbè, ma questa è facile perché sappiamo come va a finire, quindi insomma non rischiamo di gufarcela da soli come la scorsa volta contro l'ultima che l'abbiamo pareggiata, no, non la scorsa, quella ancora prima se non ricordo male. Comunque, Crotone-Bari, partita molto molto importante per aumentare il vantaggio, se possibile in classifica rispetto alla seconda, perché il mio sogno chiaramente sarebbe chiudere il campionato in anticipo. E bravo Mele, subito ammonito, dopo neanche un minuto, meraviglioso. Subito Crotone in avanti. Cos'è che vi avevo detto io, ragazzi? Contro le ultime in classifica si fa fatica, non so perché, ma ho notato questa cosa. È incredibile, paradossale, ma è vero. Non capisco il motivo, però abbiamo tempo per riagguantarla in un qualche modo. Mele, non far cavolate, ti scongiuro perché sei già ammonito. Marcelo, no, ma cosa si è mangiato? Iliev si è mangiato un gol già fatto praticamente, è un vero peccato. Ragazzi, però, cioè, va bene tutto, io capisco tutto, però dai, bisogna un po' riprenderla questa partita in qualche modo, non so come, attaccando magari, però sarebbe bello riprenderla e Lazetic traversa. Era fuori gioco. Questo è vero, però lì non si può sbagliare. Onestamente, lì non si può sbagliare. Assolutamente no. È un vero peccato che abbia sbagliato. Però, quantomeno sembra che la squadra sia in condizione di poterla riagguantare. Sembra. Speriamo che sia vero. Vabbè, però, pure questa traversa, no, raga, però. Cioè, oggi cos'è? La traversa challenge. Che sta a diventare sto gioco? Cioè, porca miseria, che sfiga tremenda. Bello tutto. Però Aranda, se mi fai un cross del genere sul portiere, bello tutto, ma tu no. Cioè, ma tu no, proprio 0 di 0, tu 0 di 0 proprio. Corrado. Bravissimo Iliev, che trova un buono spazio per Beka Beka. Come giochiamo però? Quando vogliamo, come giochiamo? Giochiamo un calcio strepitoso e Lazetic la butta in rete ed è il suo 14° gol in 15 partite al momento, che è uno score, devo dire, molto invidiabile. Primo tempo, ragazzi, amareggiato, deludente, perché dovremmo essere in vantaggio anche vedendo un po' le statistiche, dovremmo essere palesemente in stravantaggio. Tra l'altro c'è un Mele che è veramente cotto e quindi di base mela cotta. No, non fa ridere. Comunque, mettiamo Schmidt. Per il resto va bene così. Poi è anche ammonito Mele, quindi magari evitiamo di fare una roba brutta, che non si sa mai. Non vorrei rischiare che si faccia buttare fuori, onestamente, cioè sarebbe un danno veramente troppo grave. Corrado, su punizione, ti prego. Bravissimi. Vabbè, però ragazzi, ma cos'è? Ha preso un altro palo, sembrava a me. Spero di no. Cioè, due traverse, forse un palo. Di cosa stiamo parlando? Allora, Zefis è leggermente infortunato, male, 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 molto male. E io metterei a sto punto Johnson qua. Mettiamo Aranda dall'altra parte. Iliev stanco. Ci mettiamo Cortinovis. Martell è anche ammonito.
Mettiamoci Vasco Valls e anche Lazetic. Andrei a metterci il buon Colombo che magari ce la svolta. Magari con un suo bel tiro sarebbe bello. Sarebbe molto molto bello. Ultimamente stiamo facendo fatica. Dopo un inizio di campionato devastante in cui facevamo tanti gol, stiamo facendo fatica a segnare. Creiamo tanto, questo è vero, ma i gol non arrivano. E questo è un po' un problema. È un po' un problemino. Marcelo. Marcelo. Butta nel mezzo. Bravissimo. Per Kurtinovic che la prende malissimo. Ma veramente male, eh. Ma veramente male. Niente. Cioè, abbiamo fatto 21 tiri a 4. Stiamo pareggiando. Ma sul serio? Cioè, dai, non si può. Raga, cioè veramente fate, ma veramente un pareggio contro la sedicesima in classifica, con la forza che abbiamo ora in questo momento, con le statistiche che abbiamo fatto in questa partita, non si può, non si può, dai, dovrebbe essere illegale in qualsiasi multiverso che potesse esistere. Duecentesima partita, purtroppo non ben festeggiata, perché insomma, sì. Si poteva fare sicuramente meglio. La prossima col Pescara che è 17esima. Io non lo so, ormai ho più paura delle squadre di base che dovrebbero essere più scarse che di quelle che dovrebbero essere forti. È un paradosso, ma è così. La Bosnia mi vuole come commissario tecnico? Ma sinceramente, membri, no, volevo vedere un po' la squadra. C'è Pjanic ancora? Ma c'è ancora Pjanic a 37 anni e non sentirli? Kolasinac? Krunic esterno? Perché Krunic esterno? No, 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 grazie, ma c'ho da fa'. C'ha da fa', Giampaolo non può andare in Bosnia ora. Anche se non so se si possano sia allenare le nazionali che allo stesso momento squadre di club. Perché potremmo prendere questa ipotesi nel caso che ci volesse l'Italia. Fatemi sapere nei commenti se si può allenare sia una squadra di club che una squadra nazionale. Sarebbe bello nel caso ci chiamasse l'Italia. Sarebbe un peccato dover rifiutare. Però. Se non si dovesse, se non si potesse, insomma, niente, niente, finché non. Luca Zanella, comunque. Questo è forte, è vero. Questo è veramente forte, costa una sbaracca di soldi, però è veramente forte. Un nuovo contratto di 3 anni. 3 anni di contratto, ragazzi, accettiamo. Ma assolutamente sì, ma assolutamente sì. 3 anni, Giampaolo, nuovo contrattino. Ecco, beh, becca becca, infortunato. Subito la bella notizia, no? Cioè, proprio. Sono entusiasta e perché voglio portare il Bari in alto. Se mai dovessimo farcela, sarebbe veramente tanta roba. Una grande soddisfazione. Oh, il nostro Saiyan è tornato finalmente. Anche Aguilera. E Thomas Marek, centravanti. Però è poco determinato. Noi non abbiamo soldi, purtroppo. E questo è il nostro problema. E questo è il nostro problema. Tra l'altro, Mirko Giampaolo l'ho messo nei preferiti. Scusatemi, eh. Che mo sono curioso. Dov'è Mirko Giampaolo? No, c'è già nella lista selezionati, c'è già. Ah, non costa neanche tanto, 140.000. Ma se... Tipo, non so. No, costo futuro no. Offerta, ma se non so, tipo i dessi tipo rate annuali. Ah, porca miseria,
Ho detto rate. Si può? 3 rate. 100.000. E qua facciamo 40.000. Ci sta. Secondo me. Così proviamo perché volevo fare questo regalo ad un mio iscritto e spero di poterlo fare. Purtroppo i soldi sono pochi al momento. E sì, ma cosa vuoi tu? Cioè, allora 435.000 euro, ma io ora non ce li ho. Posso dire che non ce li ho? Posso arrivare a 50.000 al massimo io. Ok, ragazzi, così si potrebbe fare. 50.000 euro. Più, vabbè, rate annuali che tanto costa poco. Per un portiere che è di prospettiva, secondo me. E qui purtroppo oggi non so che metterci. Mettiamoci Oliva. Mi sembra il più indicato. E pure Martell è mezzo infortunato, raga. Ma come si è messi? Malissimo. Proviamo Jim. Proviamo Jim. E Aranda no, non mi sta entusiasmando. Meglio Johnson, non vorrei rischiare il nostro Sayan appena tornato, anche perché appunto è appena tornato e sarebbe... Magari lo facciamo entrare nel secondo tempo, se mai dovesse esserci bisogno. E valutiamo un attimo cosa fare. Allora, col Pescara io spero di poterla portare a casa. Anche se ultimamente non so perché. C'è qualche problema nel... Due pareggi di fila abbiamo fatto, tra l'altro, e non è una bella cosa. No, non è una bella cosa. Dobbiamo tornare alla vittoria in un qualche modo, e potrebbe essere questa l'occasione giusta per tornare alla vittoria. Cerchiamo di partire subito forti, ragazzi. Però porcaccia miseria. Bravo Johnson che si fa perdonare in un qualche modo questa sua distrazione. Iliev. Bravissimo. No, Jim, no, la parata. Ma come cavolo ha fatto a parare quel tiro? Vabbè, la parata, non me l'aspettavo. Corrado. Insomma, un cross un po' così. Un cross un po' così, onestamente, non proprio perfetto, anzi, semmai il contrario. Comunque, Jim si è subito ben inserito, anche se un po' fuori forma, perché gioca poco spesso, chiaramente, però devo dire che sembrerebbe essere quantomeno intrigante questo Jim. Sembrerebbe così, su due piedi. Poi staremo a vedere se sarà effettivamente così. Col tempo, magari crescendo, trovando più spazio. Tanto per un po' Bekkabekka è infortunato. Martin no, dovrebbe tornare presto. Primo tempo 0-0, ragazzi, ma che vi sta succedendo? Ma che vi sta succedendo? Zefi oggi impalpabile. Lazio ti segna, però poco. Boh, non lo so. La squadra mi si è un po' arenata in questa fase di campionato. Vabbè, Carlo Cracco ha segnato. Gol fortuito, tra l'altro, vabbè. Al primo tiro in porta? No, al primo tiro in porta. Al primo tiro in porta, ragazzi. Benissimo. Oggi veramente non ne gira mezza, comunque. Iliev, dove vai? Bravo, Zefi. Ti ho criticato. E tu mi hai risposto. Bravo, 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 bravo. Pareggio, pareggio, però ora andiamo a vincere. Andiamo a vincere. Andiamo a vincere. Jim, bruttissimo. Mele. Corrado. Per chi è? Per chi è? Per chi è Corrado? Per chi è? Vabbè, io non c'ho più parole. Marcelo. Jim, buona la palla. Lazetic. Eh beh, ma che cavolo, dai, su, ci mancava. Cioè, oggi non è giornata.
Adesso fortunatamente questa volta c'è entrata la palla, però pure qui Lazet ci ha beccato un palo che una sfiga clamorosa, dai raga. L'abbiamo ripresa, su. Ha fatto tutto Iliev, assist, gol. Anche questo è un gran bel giocatore, a mio parere. Veramente molto bravo. Johnson. Buono il lancio per Zefi, che ne salta uno. Mele, bravo Mele. Mele comunque mi piace un sacco. Marcelo. Bellissimo questo. Questo sì, mi è piaciuto molto, devo dire la verità. Mi è davvero piaciuto. 3-1. Bravi ragazzi, dai. Abbiamo recuperata benissimo, secondo me, benissimo. Allora, Iliev è stanco. Mettiamoci Pagano. Facciamo un po' di turnover. Torna il nostro Sayan per 20 minuti di partita, giusto per fargli prendere un po' di forma. Mettiamo anche Aranda. Mettiamo Colombo. E buttiamo dentro Zanoli. Ok, facciamo un po' di turnover leggero, poi turnover. Entrano comunque giocatori di calibro, secondo me, per la Serie B, però quantomeno rispetto alla formazione titolare facciamo un po' di turnover che ci vuole. A Zanoli non ho i cambi. Mortacci tua, non hai cambi. No, ma porca. Posso fare una difesa 3? Mi hai concesso? O sarebbe troppo semplice? No, non... Oh, dai. Zanoli entra, si spacca, ciao. Cioè, proprio meraviglioso. La storia della mia vita. Siamo un po' sfortunati quest'oggi. Devo dire che siamo un po' sfortunati, eh. Sembrava in discesa, oggi invece ci tocca subire, soffrire. Perché adesso il Pescara con un uomo in più inizierà ad attaccare, a fare un po' di forcing in finale. E dovremo resistere. E non sarà semplice, ecco. Brasao, bene, buona l'uscita. Aranda, bravissimo Aranda, che era lì pronto per prendere questo pallone. Vabbè, 86esimo, dovremmo portarla a casa, eh. Stanno attaccando, però noi dovremmo portarla a casa. Posizione per noi incredibile. Pagano! Cosa ha fatto Pagano? Ma cosa? Cos'è sto gol meraviglioso? Ma chi sei? Giunino per Mambucano? Pagano, così, de botto, senza senso. Inaspettato Pagano. Spero che Zanoli non si sia fatto troppo male. Siamo rimasti comunque a più 5, devo dire. A parte quel pareggio brutto. Accettato, negoziati. Cerca un prestito, ci posso sta. Però, è vero che forse non c'è più i soldi, è vero. Ma porca miseria, non ci avevo pensato. Porca miseria. Oh, non c'ho i soldi. Non posso neanche aggiustare il budget. Porca. Ma porca. Non ci credo. Un po' di bonus. Accettato, ragazzi. Ha accettato. Che fatica. 3-6 settimane. No, vabbè, 3-4 in realtà. 3-4. Bravi ragazzi, oggi. Dispiace per Zanoli, che si è fatto molto male. Siamo a 16 senza perdere. Quest'anno non abbiamo ancora perso, ecco, adesso la prossima perdiamo sicuro contro la Ternana, ci scommetto quanto volete.
Comunque Giampaolo, per quanto fanno resistenza, sembra essere abbastanza importante come giovane. Ha prospettive. La prima cosa che faremo è mandarlo subito in prestito, appena arriverà, per farlo crescere un pochettino, se no. Un ottimo acquisto per il futuro. Eh sì, sarebbe un ottimo acquisto. Professionale, tra l'altro. Pure professionale, quindi tanta roba. Amo i giocatori professionali. Allora, Iliev, basta. C'è solo Iliev qua nella squadra della settimana. Contro la Ternana, Johnson confermato perché sta giocando un gran bene. Jim è un po' stanco. Mettiamoci Martel che torna a piena potenza. Anche, no, vabbè, adesso Zanoli. Tanto lo caviamo. Mettiamo. Che ci metto? Aguilera. Andiamo così. Con Sayan pronto a subentrare nel secondo tempo. Voglio farlo rientrare con un po' di calma, perché essendo soggetto un po' ad infortuni, onestamente non vorrei esagerare e ritrovarmelo già tipo infortunato fra 2 giorni e mi scoscerebbe tantissimo. Cioè, onestamente, ragazzi, tantissimo, tantissimo. Quindi, meglio lo preserviamo, meglio è anche per noi, eh. È molto importante preservarlo. Corrado subito. Buoni cross. Però Iliev la spara. La spara chissà dove. E vabbè, dai. Che vuoi che sia? Che vuoi che sia? Intanto almeno abbiamo tirato. Stiamo meritando secondo gli X-Goal, gli expected goals. Però non vedo nessun gol io, quindi. Finché non vedo, non dico niente. Corbo. Buona la palla, Corrado. Per Zefi. Controlla, si accentra. Che giocata ha fatto Zefi, tra l'altro? Martel. Passare in mezzo. Che meraviglia. Che meraviglia. Lazetic. Campione vero. Ha fatto una giocata stranissima. Ha fatto un passaggio con. La giocata tra bellissima lì. Gran bel passaggio comunque, di Zefi. Questo ragazzo ha del talento, della fantasia e si vede. Penso che sia abbastanza palese. Ok, dai, 1-0. Buono, buono. Ternana che comunque sta lì, sta giocando bene oggi. E vabbè, Mele adesso va bene tutto, però. Se gli veniva era tipo il gol dell'anno. Contento. Sì, dai. Sono abbastanza contento. Entra il Papa. Attenzione, entra il Papa. Allora sì, è che si fa dura. Se entra il Papa, bisogna stare attenti, eh. Ok, Iliev è stanco. Vabbè. Noi lo cambiamo, non è un problema. Mettiamo Cortinovis. Sayan torna, gioca un po' di più oggi quantomeno. Per il resto va bene così. Non farei cambi. Loda la squadra. Sayan, fatti vedere che sei tornato e ci sei mancato un po'. Anche se Johnson ha fatto il suo, anzi, forse ha fatto anche di più a momenti. Marcelo sembra stanco. Facciamo gli altri 3 cambi che ci rimangono. Qui ci buttiamo dentro nessuno, perché non c'è nessuno. Bene. Marcello, mi dispiace, ma non c'ho cambi. Salvatore Sala. Caviamo Lazetic, mettiamo Colombo. Zefi, mettiamo Aranda. Sì. Tocca fa così. Mi dispiace, Marcello, ma l'altro si è fatto male, che ti devo dire, cioè. Comunque, pure coso, è spesso infortunato, eh. Zanoli. È spesso infortunato. Sayan è partito. Fallo su Sayan. Però è ancora in piedi. Cioè, speravo. Pensavo che si fosse fatto male. Marcelo, bellissimo il cross, ma nessuno ci arriva. Vuole ripartire da Ternana. Invece no. Marcelo. Ancora per Martella. Ancora Marcelo. Tenta il cross al centro. Colombo.
non riesce ad arrivarci purtroppo. Aranda, Aranda riapre, Martel, Marcelo, bellissimo Martel per Aranda che segna un gran bel gol, un gran bel gol, perché qui Martel ha fatto un assist, devo dire pregevole a mio parere. Qua il tacchettino, bello, 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 bellissimo, veramente, cavolo. Beh, 2-0, dovremmo averla chiusa, ma non è mai sicuro, perché con un gol la riaprono, quindi bravo Marcelo. Stanco, stanco, ma intanto tanta roba, eh. Dove vai, Sayan? Bravo Sayan, bravo Sayan. Subito sembrava che avesse perso l'orientamento e invece a quanto pare no. Ok, 3-0 abbastanza dominata, anche se poi guardiamo le statistiche, tiri in porta uguali, però noi siamo stati molto più pericolosi in quei tiri che abbiamo fatto. Quindi siamo stati molto più concreti, finalmente siamo tornati a essere concreti dopo un periodo in cui non riuscivamo a buttarla dentro e sono stracontento. Sì, sono stracontento. Siamo a più 6. Stiamo allungando pian piano. Stiamo allungando. Due assist di Martel. Che sta crescendo, eh. Un po' sta crescendo. Non tantissimissimo, però un po' sta crescendo. Un po' sì, un po' sì. Aggiornamento mensile è buono, a parte le entrate e uscite di questo mese. Un po' così. Nuovo record. Hai un nuovo record? Che record hai il Bari, tra l'altro? Vabbè, questo, tutta roba che non è nostra. Questo sì, maggior numero di punti, 83 è il nostro. Spettatori, affluenza media spettatori 2026-2027. Risultati hanno... Oh, ne abbiamo fatti un sacco di migliori vittorie, tutte noi, praticamente. Tranne... No, tutte noi. Questo più costoso, Marcelo, record. Perché Bonucci? 10 milioni? Ah, davvero? Bonucci? Maggior numero di gol, 70, Luigi Bretti. Record 15, Marco Lazetic. 21, Randa. 15, Khedira. 18, Lazetic. 4 anni prima. Potrà superarsi tranquillamente. Ah, maggior numero di gol in campionato, 70. Come ha fatto, scusate, a farne... Ah, no, in campionato generale. Cioè, non è che... Ok. Voto video più alto, Joao Veloso. Quanto ci manca, Joao? Quanto ci manca? Ma Joao è diventato una roba assurda, raga. Quanto è forte Joao? Vabbè, io un giorno me lo riprendo, Io qua lo dico e non lo nego. Un giorno riprendiamo Joao Veloso, non mi interessa niente. Quando diventeremo una squadra con tanti soldi, più forte, potremo riprenderlo. Sarebbe bellissimo, cioè, veramente. Un giocatore così forte, cioè, era veramente forte e ti dava quella voglia di calcio. Cioè, vi immaginate Iliev, riserva, titolare, Joao Veloso? Tanta roba, anche se bisogna vedere come Iliev crescerà in questi anni, però al momento è un gran bel giocatore, almeno qui in Serie B. Allora, io ragazzi per il momento mi fermo, prossima volta Palermo, Frosinone e Regina. Siamo a più 6, capocannoniere Lazetic, penso anche del campionato, no? Credo. Lazetic primo, Zefi quinto con 9, inaspettatamente Zefi. Assist Martel con 8, nuova partita, Sayan 3, anche Lazetic 3. Media voto, quarto Zefi, secondo Sayan, quinto Lazetic, sesto Iliev. Abbiamo una bella squadra, onestamente. Abbiamo veramente una bella squadra. Ragazzi, è tutto. Io vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao.